Oltre 550.000 firme raccolte e consegnate alla Corte di Cassazione per l'abolizione della riforma Fornero. Un grande successo e una buona notizia per tutti gli esodati. Sì, non solo per gli esodati ovviamente, che sono uno dei drammatici problemi creati da questa riforma delle pensioni voluta e votata dal partito di Renzi, ma anche un segnale fortissimo che ovviamente se venisse approvato il referendum abrogativo si darebbe a quei 46% di disoccupazione giovanile che in questo momento non ha alcun tipo di risposta dal governo. Mentre Renzi va in Europa a trattare per le poltrone per il Partito Democratico, la Lega sta sui territori a raccogliere le firme, e questo ovviamente è il successo del referendum per abrogare la Fornero, per dare risposte ai cittadini. L'unico modo per uscire da questo aumento continuo della disoccupazione sia giovanile che generale è quello di andare ad eliminare questa drammatica riforma che ha bloccato il mondo del lavoro, ingessando il ricambio generazionale, non permettendo a quei giovani che si affacciano all'esperienza lavorativa di trovare un'occupazione e facendo pagare ai padri i buchi dello Stato. Infatti l'accorpamento di INPDAP in INPS non è stato fatto a caso dall'ex ministro Fornero, ma è stato fatto per pagare 9 miliardi di buchi del pubblico ai lavoratori privati. È importante che in questa battaglia nella raccolta delle firme da tutta Italia, non soltanto dal nord, abbiano capito l'importanza di questa battaglia che la Lega ha portato avanti. È una battaglia di buon senso, una battaglia a favore dei cittadini che ovviamente non ha colore politico. Ci auguriamo però ovviamente che anche i cittadini si ricordino di chi porta avanti queste battaglie in favore dei cittadini, che invece vota la riforma Fornero. Non è indifferente, perché i partiti e i movimenti politici presenti in Parlamento, quando fanno delle scelte di un voto su un provvedimento, sono delle scelte che, come in questo caso, influiscono in modo drammatico per la riforma Fornero nel futuro e nel presente dei nostri cittadini. Noi la battaglia la continuiamo ovviamente a fare in Parlamento, ma la battaglia che arriva dai territori è quella che ci dà una forza enorme, e penso che forse anche qualcuno del Partito Democratico che la riforma l'ha votata sta iniziando ad alzare le antenne.